Salve a tutti, oggi parliamo di alcune molecole particolari, le adipochine, che sono dei fattori rilasciati dal tessuto adiposo che stimolano l'attività infiammatoria e hanno un ruolo diabetogeno, come induttori dell'insulino resistenza e dell'apoptosi delle beta cellule pancreatiche. Tra i primi sicuramente dobbiamo identificare la leptina, è un ormone sintetizzato dagli adipociti in proporzione alla massa adipocitaria. Agisce a livello ipotalamico come segnale della quantità di tessuto adiposo immagazzinato. La carenza o la resistenza alla leptina è associata all'obesità e all'insulino resistenza. Agisce anche a livello periferico, come ad esempio nel pancreas, anche se sono necessari comunque ulteriori studi per determinare se la leptina svolga un ruolo nella regolazione della funzione o della massa delle beta cellule pancreatiche. Altro ormone di cui dobbiamo parlare è l'adinopectina, è una citochina prodotta dagli adipociti che è in grado di ridurre la quantità di acidi grassi liberi circolanti. Inoltre è stata collegata a un miglioramento del profilo lipidico e del controllo glicemico e a una riduzione della componente infiammatoria nel diabete. Diversi studi hanno suggerito che la carenza di questa citochina gioca un ruolo nello sviluppo dell'insulino resistenza e del diabete mellito di tipo 2. Infatti, nell'obesità, la carenza di questa citochina è in grado di ridurre la quantità di acidi grassi liberi circolanti. Infatti, nell'obesità, noi assistiamo a una diminuzione della regolazione dell'adinopectina. Altro fattore è il TNF-alfa, crea un miglioramento dell'utilizzo nel glucosio e della sensibilità all'insulina in modelli animali obesi. Le chemochine sono citochine chemiotattiche proinfiammatorie, una famiglia di proteine a basso peso molecolare, che agiscono come potenti molecole che attraggono i leucociti. Le chemochine specifiche per i neutrofili, CXC, sono prodotte in diverse cellule, cellule endoteliali, piastrine, neutrofili. La molecola CXCL5 è altamente espressa dai macrofagi del tessuto adiposo. Svolge un ruolo nella resistenza all'insulina ed è fortemente aumentata nei pazienti obesi. Altra molecola è l'inibitore dell'attivatore del plasminogeno 1, PAI1. È un'altra proteina legata agli adipociti, è secreta dall'endotelio, dalle cellule mononucleate, dagli epatociti e dai fibroblasti ed è associata a un aumento del rischio cardiovascolare. La resistina è una molecola prodotta dagli adipociti di topi geneticamente resi obesi. Studi recenti indicano che potrebbe essere coinvolta nello sviluppo dell'insulino resistenza del diabete mellito di tipo 2. Il suo meccanismo d'azione non è ancora stato ben stabilito, ma sembra che sia in grado di mediare la reazione infiammatoria attraverso diverse vie di segnalazione.